Le telecamere di eventi in anteprima TV al Maschio Angioino per la quarta edizione del premio Ambasciatore del Sorriso di Angelo Iannelli. Quest'anno nel ricordo di Totò. Ma mi scusi, chi è mica lei, cavaliere Antonio Trevi, famoso proprietario della famosa fontana omonima? Per l'appunto. Oh, ma mi stia a sentire. Io sono incaricato da una grande casa cinematografica americana, di cui non posso fare il nome per ovvie ragioni, la quale, dovendo girare un film storico o la fontana dentro, sa come sono fatti gli americani? Sono spendaccioni, la vorrebbero comprare. O se lei è d'accordo, io ho il mandato in borsa, e che ne dico? Scusi, ma lei chi è? Non mi sono presentato. No. La mi scusi, io sono il ragionier Girolamo Scamorza. Girolamo? Scamorza. Cara Scamorza, mi dispiace, ma io sono in trattativo con quest'altro Scamorza e capirà. Prego, Decio Cavallo. Già, Cacio Cavallo. Sa, di fatti sono prima io, vero? Sì. Va bene, ma se non sbaglio il signore parlava di trattative. Eh. Il che significa che l'affare non l'avete mica concluso. No. Come non è concluso? Gli stavo dando pure la caparra. Ah sì? Gli stavi dando la caparra, ma non gliel'hai data. Oh bella, io gli do il doppio della tua caparra. Quanto gli davi te? 100.000 lire. Un momento, io non ero mica d'accordo. Ma non eri d'accordo? No. Bene, allora io gliene do 200. Ah sì? Allora gli do 300. Ah sì? E via, stammi a sentire. Tu non mi farai ingrullire, hai capito? Io sai che faccio? Che fai? Gli do 400.000 lire e l'affare è concluso. E sai che faccio? Gli do 500.000 lire e l'affare è concluso, tiene. Ah sì? E che tu dici te? Che tu dici? Che Dio. Io gli accetto. Il provolone mi ha dato le 500.000 lire, l'affare è fatto, non si discute più. Arrivederci. Hai fatto l'affare con lui. Ovvio. Ma hai fatto arrabbiare. Me voi ingrullito. A me non mi importa proprio niente. Angelo Iannelli, una quarta edizione del premio Ambasciatore del Sorriso. Ormai io ti definisco l'ambasciatore del sorriso nel mondo. E allora, donare un sorriso basta davvero poco, ci vuole solo il cuore, vero? Sì, infatti, noi a Napoli siamo i migliori da questo punto di vista, ma soprattutto Napoli è la città dal cuore grande. E quando noi abbiamo avuto la possibilità di avere un personaggio come Antonio De Curtis in arte Totò, che ha fatto del sorriso l'arte, ma soprattutto è stata la medicina per tante persone. Totò è per come eccellenza. Come dicevamo con la nipote, poi è ancora attuale, Angelo. Attuale, ma non solo. Totò è il più grande che abbiamo avuto, quindi è giusto che si onora Totò nel migliore dei modi, ma soprattutto in una location del genere che è la culla della cultura, il Maschio Angioino. Solo tu potevi organizzare una quarta edizione così, quindi dedicata a Totò. A Totò, non solo. Poi ti dico la mia, stasera sarà uno show. Moda, cultura, sociale, poesia, teatro, cinema, giochi di colori, la mostra, parliamo della mostra. Sì, è la decima edizione di Percorsi d'Arte, quindi è giusto che si metteva in evidenza questa bellissima manifestazione. Io ringrazio l'assessorato Turismo e Cultura del Comune di Napoli, il sindaco Luigi De Magistris, come lo stesso il caro amico Nino Daniele, che mi hanno aperto queste porte. Io la quarta edizione che cerco di dare il massimo. Sono venuti turisti da tutta l'Italia, da tutto il mondo, Angelo. Ma lo puoi dire, guarda, ho visto anche i giapponesi, quindi ti posso dire che è la festa di Napoli per Totò, ma la cosa più bella è che stasera vedremo questi ragazzi down, ragazzi che hanno diciamo delle patologie, che in teoria balleranno sul tema Totò, daranno dimostrazione di che cosa significa la parola vita. Questa è la tua forza. Io dico sempre, non è forza mia, perché movimentare 7.000-8.000 persone, quanto ce ne saranno qua, ma soprattutto l'evento dell'anno qua nel Maschio Angioino di Napoli, per me è una grande gratificazione. Complimenti anche all'amministrazione comunale che crede in me, ma tanti vengono da tutte le province, tutte le persone che mi vogliono bene, che mi conoscono per la mia semplicità, il mio modo di sorridere, il mio modo di poter donare agli altri quello che è il senso e l'amore per chi ne ha bisogno. Angelo, è vero che tu sei l'organizzatore di questa grande kermesse che è il premio Ambasciatore del Sorriso, ma tu ti occupi prettamente di sociale, come stavamo dicendo. Sì, io la cosa che non ho mai digerito è l'indifferenza. Praticamente ci sono bambini
malati, violentati, abbandonati, ma lo stesso anche gli anziani. Io quando vedo queste persone che soffrono praticamente ci rimango male. Allora io dico ai politici, io dico a tutti noi, alle associazioni, alle persone che ci hanno un cuore, di aiutare il prossimo. La vita è un soffio, quindi c'è bisogno di positività, ma soprattutto di speranza, attraverso un gioco così semplice che è il sorriso. E quindi questo sorriso che ci porta lontano. E questi bambini, queste persone anziane, queste persone che soffrono, se sorridono si sentono bene e ci fanno star bene. E tu non solo col sorriso, lo sai, ma anche con gli occhi. Troppo grazie, E la luce che illumina ovunque vado, ma soprattutto c'è qualcosa di misterioso in ognuno di noi. Noi siamo guidati da angeli e dobbiamo capire che siamo strumenti nelle mani di queste divinità, perché tutto questo che si è realizzato anche stasera non è forza mia, ma è forza di qualcuno che vuole la speranza a coloro che non stanno bene, e questi bambini non stanno bene. Quindi il mio grido è un grido di speranza, è un po' come ho lottato per l'ambiente, adesso lotto contro l'indifferenza. Questi ragazzi che hanno delle patologie devono essere aiutati, io ci sto, spero che tutto il mondo stia con me. Non potevi intitolare meglio questo tuo premio, premio Ambasciatore del Sorriso, quarta edizione. Grazie. Angelo Iannelli. Ma soprattutto bisogna che nascono sempre di più ambasciatori del sorriso, qua da Napoli, che è la patria del sorriso. Li facciamo partire da te, dai. Buona serata, Angelo, in bocca al lupo. Io ringrazio voi, eventi in anteprima, Mario Barone, Lorenzo Licenziati e tutti coloro che amano i grandi eventi. E Napoli è la capitale dei grandi eventi, perché Napoli è la città del sorriso, perché Napoli è la città della solidarietà, la città della cultura, e finché ci siamo noi Napoli vola. Una quarta edizione del premio Ambasciatore del Sorriso organizzata da Angelo Iannelli in ricordo di un grande Totò. Totò era il tuo nonno, Elena De Curtis. Antigoli, sì, ecco. No, sono felice, diciamo, di tutti questi avvenimenti quest'anno, perché credo che quest'anno gli è stata restituita, diciamo, ecco, la sua posizione, la posizione che meritava come uno dei più grandi artisti del Novecento italiano. E comunque per quello che riguarda la città di Napoli devo dire che, insomma, non poteva mancare, soprattutto la sua posizione a Napoli. È ritornato a Napoli. È tornato a Napoli, infatti, cioè, questo era uno dei pretesti assoluti di questo cinquantenario. Infatti sono stata felice di inaugurare la mostra che ho fortemente voluto, Totò Genio, qui a Napoli, e devo dire che, insomma, ecco. Cosa ricordi di nonno Antonio? Di nonno Antonio, allora, di ricordi, i miei ricordi vengono, diciamo, un po' tramandati da quello che da mia madre e soprattutto anche da mia nonna. Diciamo, ecco, questa sua grande, indubbiamente questa sua grande umanità, questa sua grande sensibilità. Diciamo, ecco, da quando sono iniziati queste celebrazioni, io che, diciamo, porto avanti la figura di mia madre, perché, insomma, ecco, 2 anni fa ho costituito l'associazione Antonio De Curtis in Arte Totò, e mi rendo conto che andando in giro e andando a riscoprire la figura di nonno è come, sai, quando restauri un quadro che mano a mano scopri e vai a trovare tante cose sotto, e per cui scopro ogni giorno di più questa sua grandissima sensibilità, questa sua grandissima umanità, che naturalmente viene trasmessa anche attraverso i suoi versi e i suoi pensieri. Marzia Roncacci, giornalista Rai 2. Premio Ambasciatore del Sorriso, una cornice straordinaria. Tu vieni da Roma, benvenuta a Napoli prima di tutto. Questo è un premio, una quarta edizione dedicata al grande Totò, perché sai che stiamo festeggiando ormai da tanti mesi Totò. Beh, ma più che altro è il re della risata Totò, perché ancora oggi è così moderno, così attuale, veramente un evergreen, un sempreverde, un grande personaggio che ci strappa sempre grandi sorrisi, quindi chi meglio di lui, veramente riesce ad essere un personaggio a tutto tondo, no? Quindi, tra le altre cose, quando Angelo mi ha chiamato dicendo: sai Marzia, volevamo premiarti per l'Ambasciatore del Sorriso, e io ho detto:
cosa c'entro io? E invece mi ha detto una cosa molto bella, dice, perché quando ti vedo in trasmissione spesso hai questo sorriso, no? Questo proprio modo di porti. È vero. E guarda, ti dico, io credo che il sorriso veramente sia un viatico eccezionale. Lo usiamo un po' troppo poco, è vero? Perché ci bisognerebbe sorridere un po' di più. Sì, ci prendiamo troppo sul serio. Allora sorridiamo a questa bella serata. Grazie Marzia per essere tra di noi. Grazie a voi, buon lavoro, grazie. Un, due, le mani e tre. Angioino, con l'assurdo, Pompella, gli artisti, le modelle, le presentatrici, questo è il finale più bello. Eccoci qua, e in più Marcello. Siamo onorati che questo signore Angelo Iannelli ci riunisce ogni anno per farci incontrare e per darci il coraggio di sorridere e dare il sorriso a chi purtroppo non ne ha. Viva il premio dell'ambasciatore del sorriso.